Allora saluto subito il pubblico di stasera, interamente composto da persone che stasera andranno da Napolitano a dimettersi dal ruolo di pubblico di G-Day. Allora ragazzi, fate piano che c'è la coda e nel frattempo tiratevi su di morale con un bel applauso che io ricambio con lo stesso ardore. Allora, questa sera è una puntata speciale in cui contiamo di tenervi di buon umore. Allora, vi dico soltanto che l'evento di cui discuteremo è riuscito a strappare un sorriso persino a Massimo D'Alema. Ne discutiamo con un uomo così impegnato e passionale che evoca un incendio a partire dal suo cognome. Pietrangelo Buttafuoco! Bravo, bravo, ma come va bene? Bravo, bravo, le cose che ci tiene, ci riconosci, Pietrangelo? Sì, sì, altro che San ciao. Benedica. Ciao, Pietrangelo. Ciao. Pubblico, salutatemi Pietrangelo. È un entusiasmo isterico. Siamo... un entusiasmo bellissimo. Non lo so, che hai spiegato anche, è inspiegabile. Allora, Pietrangelo... Come inspiegabile? Non lo so, di solito non lo fanno, era pazza da prima di salutarti. E comunque, perché tu non è che ogni sera c'hai me? No, quindi... alterno, diciamo, genere e sregolatezza. Adesso in quale categoria sei tu? Non chiedermelo. La seconda. E tu lo dici. Allora, Pietrangelo, bentornato grazie. A G-Day. Allora, grazie di essere qui proprio in queste ore tesissime. Sei sconvolto anche tu, come tutti noi, dall'annuncio delle dimissioni di Papandreou? Mi interessano le altre. Quali? E quelle del Cavaliere. Ti interessano? Storicamente sono molto più interessanti. Cioè, noi che stiamo nella cronaca, in realtà abbiamo l'occasione di essere già in una pagina di storia. Ti pare niente? No, infatti, noi siamo in una pagina di storia, la scriviamo insieme. Per gli amici da casa non è Beppe Fiorello, perché comunque gli sono vicini un po'. Oggi il Beppe Primo è sempre più tranquillo. Però siamo vicini. Sono vicini... geograficamente. Allora, chiariamo subito una cosa. Non è che in tutto questo bailama hai detto anche che sei interessato allo sviluppo politico italiano? Non è che mi sei tornato qui soltanto perché sei in libreria con un romanzo Il lupo e la luna? Sono in libreria con un romanzo Il lupo e la luna, però essendo io un ex libraio, in libreria ci sto da sempre, quindi... Sì, come l'hai presa alla larga. Comunque, liberaci subito da questo sospetto parlando bene del libro e benissimo della conduttrice. Ti do 7 secondi, usali della come conduttrice? Credi. No, del libro, del libro. Del libro? Sì, parla benissimo parlando del libro. Parlando bene della conduttrice. Guarda, il libro è così, è una storia d'amore, una storia vera ed è così. Storia d'amore che mi emoziono ogni volta che ne parlo. E ogni volta che vedi Matteo Bordone, leggerlo. E infatti il tuo libro è un po', insomma, il tema principale su cui si discute tutto, su cui discute tutto il paese, e subito dopo c'è quest'altra cosuccia che è appunto la fine politica di Silvio Berlusconi. Allora, io vorrei farti vedere come ha aperto ieri Radio Londra per l'occasione Giuliano Ferrara. Allora, tutto è vero, guardate. Ecco, purtroppo io credo che ci sia stato uno scambio di nastri, perché ecco come doveva aprire in realtà Radio Londra. Prego. E purtroppo mi hanno scambiato la marcia nuziale col Requiem, delle cose che capita, qualche volta bevono i tecnici. Ma Pietrangelo, tu che conosci bene Giuliano, allora quale musica riflette meglio lo stato d'animo di Ferrara in queste ore? Cioè la musica da matrimonio, da funerale o una bella cavalcata delle Valchirie? Io direi che il Requiem è solenne, essendo una pagina di storia e non di cronaca, preferisco lo spartito solenne. Oltretutto c'è quello di Verdi che è sublime, meraviglioso. Solenne, interessato, sublime. Sei molto vago, sai? Insomma, il Requiem. Allora, tutt'altra musica invece si ascoltava ieri al TG3, che non so se sai, ma ieri ha aperto l'edizione così. Vediamo. Voto alla Camera sul rendiconto dello Stato. La maggioranza si firma quota 308, 8 voti in meno rispetto alla fiducia del contagiosa su quelle scrivanie, costruite a colpi di martello ma anche di falce, hai visto?
però l'energia è... vabbè, dopo tante pene. Tante pene, dopo tante pene, sì, sei stato freudiano, credo, in questo caso. Però l'energia è ancora di più, molta di più, tra la gente per strada, quella che si improvvisa giornalista, che scomodiamo noi ogni mattina, così nascono i vostri titoli, godiamone. Berlusconi è finito, finalmente, e l'Italia è libera. Era ora. Berlusconi è finito, finalmente l'Italia è libera, era ora. Non possiamo dire gatto se non ce l'abbiamo in mano. Non possiamo dire gatto se non ce l'abbiamo in mano. Bersani, quando lo vedo cambio canale. Bersani, quando lo vedo cambio canale. Napolitano, sono affari suoi, poverino. Napolitano, sono affari suoi, poverino. Sono 100 anni che non usiamo più il poncio. Sono 100 anni che non usiamo più il poncio. È un vero peccato che questa mantellina, questo classico soprabito di alcuni dei personaggi di fantasia più amati dai bambini come Zorro e Daniela Santanchè, non abbia la giusta importanza nella società. Allora, Pietrangelo, quale tra questi titoli ha colpito di più la tua immaginazione intellettuale siciliana, Bellombros? Il poncio. Il poncio! Il poncio, è vorresti perfetto. Vorresti un poncio? Vorresti rilanciare il poncio nella società moderna? E certo, c'è bisogno di creatività, di fantasia. Dopo tutte queste giornate lugubri ad aspettare, a capire, a piangere, a cercare soldi, il poncio E continueremo a piangere, disperati, a cercare soldi, scusami, ma col poncio però. Sì, il poncio, oltretutto, ha una connotazione patriottica, lo portava Garibaldi. Lo so, infatti, com'è finito Garibaldi? Finito bene, insomma, è ha fatto la sua avventura. Garibaldi, certo, ha fatto dei danni in Sicilia, però... Ed è finito in Sardegna, non lo so, riviviamo questo suo dramma interiore, interno. Do subito la parola, insomma, per uscire da questo impasse insulare con un uomo che vanta innumerevoli tentativi di imitazione, tutti riusciti meglio di lui, Matteo Bordone. Buonasera. Guarda che ti aizzo contro la foto di Super Chicco. Allora, mi hanno tradito, questa è la frase più significativa tra le migliaia con cui Silvio Berlusconi sta raccontando in queste ore cosa lo abbia spinto alle dimissioni. Peraltro ancora da rassegnare, ci teniamo un po' a ricordarlo. Ad amareggiare di più il Premier è il fatto che a non votare con la maggioranza siano stati alcuni parlamentari che stavano con lui al suo fianco fin dal 1994. I più informati dicono che probabilmente era scaduto il leasing. Allora, mentre sei sempre più tendenzioso nel porgere le notizie, Bordone. Sono i più informati che danno queste... Sì, tendenziosi e informati, il resto le cose non sempre vanno non insieme. Comunque, mentre Berlusconi, dopo aver pianto tanto ieri sera, di sicuro cerca qualcuno che gli risistemi la vita e il trucco, noi vi rivolgiamo la più grande delle grandi domande, che è questa. Il Premier costretto a lasciare per colpa di 8 traditori. Lei ritiene che il loro sia stato un colpo basso o un colpo di genio? Vi spiega come votare un uomo che non ha mai tradito nessuno, anche perché non ha mai avuto l'opportunità. Figuriamoci. Per votare colpo basso mandate un sms con scritto 1 al 478-4782. Per votare colpo di genio, stesso numero, 478-4782. Ma nell'sms deve esserci scritto 2. Pietrangelo, tu come ti schieri? Incoscienza o intelligenza? Coscienza, intelligenza, difetto, coscienza. Ah, quindi non incoscienza, è la terza opzione hai creato per te. Sì, sì. Tra incoscienza e intelligenza, c'è tu mi scegli la coscienza. Certo. Ecco, comunque uno di questi pugnalatori parlamentari di Silvio, tra loro c'è una tua vecchia conoscenza. Chi? Non rinnegare, non essere buscettiano. No. Ah, sì, come? Non l'ho capito. Gennaro era in bagno. Sì, Gennaro era in bagno. Stava prendendo la pillola. La pillola per cosa? Quella, la pillola va giù, quella, credo. Basta un poco di zucchero e la pillola va giù e pure il governo, certo, con questa canzoncina. L'onorevole Malgeri, infatti lo ha preannunciato il nostro ospite, ha dichiarato di non aver partecipato alla votazione perché era in bagno. Sì, in bagno. Altri, ma quanto sta un... Ma manco vi lavate le mani voi uomini quando andate in bagno, quanto si è trattenuto lui? E queste sono maldicenze, in realtà ci laviamo le mani. Sì, prima. Però lui ha detto che se avesse votato avrebbe votato sì. Allora, Pietrangelo, mi ricordo mai o durante il ventennio i bagni si chiamavano ritirata e magari Malgeri mi è caduto in confusione?
si chiamano ancora ritirate igieniche. Nel dizionario ci ho messo così, poi non lo so se la democrazia fa tutti sti danni che deve cambiare pure il nome alle ritirate, che colpa ne ho io? No, basta che io non lo confonda, la ritirata, diciamo, locale con quella emotiva, intellettuale, politica. Comunque Gennaro, poveretto, prendeva la pillola, infatti sui giornali viene raccontato, ma non c'è la foto tra i traditori. Della pillola neanche. Certo, non c'era proprio, però il buon Maugeri non è il solo a essersi lanciato in un'opera rocambolesca di ricostruzione della realtà. Ci sono altre scuse di quei parlamentari della maggioranza che hanno votato contro Berlusconi e noi ve ne proponiamo almeno 5. Non ho votato perché con i ristoranti tutti pieni ci hanno messo una vita a farmi il conto. Non ho votato perché volevo vedere come finiva la puntata di Barnaby sulla 7D. Non ho votato perché Malgeri mi ha chiesto di accompagnarlo in bagno e tenergli la porta chiusa, come all'asilo. Non ho votato perché ero al telefono con la Vitola per dirgli di preparare la stanza degli ospiti. Non ho votato perché la mia banca è differente, era sbagliata la sigla dell'IBAN. Ma in fondo Pietrangelo, una scusa cos'è in fondo se non altro che una bugia sopraffatta dalla timidezza, no? E allora come possiamo discutere di sentimenti così delicati senza coinvolgere il più etereo dei nostri ospiti, anzi dei nostri grandi ospiti, Alessandro Follin? Buonasera! Oh, Alessandro, non ti dispiace, vero, se ho detto che sei etereo con la O, stai tranquillo. Guarda, ti perdono, ma basta che non diventi un vizio. Darti dell'etereo. Allora, tu come interpreti la giustificazione dell'onorevole Malgeri? Volevo votare sì, ma ero in bagno. Hai qualche ipotesi ulteriore rispetto all'assunzione della pillola? Su ma che cavolo stesse combinando nella ritirata? Ma secondo me Malgeri in bagno si guardava allo specchio perché ha quella faccia così indefinita. Sai com'è quando hai l'uovo e non riesci a dividere le chiavi dal tuorlo? No? Sì, non si capisce. Lo so, ma questa cosa della pillola, che della giustificazione che sta dando il suo amico, non lo so, Matteo? Sì. Fai qualcosa adesso, internet e controlla se c'è una foto della pillola. Pillola. Comunque, nonostante i tradimenti e i cuori infranti, tutta questa vicenda politica continua come era cominciata, ovvero con un passionale scambio di lettere tra Roma e Bruxelles. Infatti ieri è arrivata a Roma una lettera dell'Europa per Berlusconi che conteneva 39 domande ineludibili. Dovremmo avere la lettera con le 39 domande. Ecco, tu Italian Prime Minister Silvio Berlusconi, Rome, te ne devi andare, dai su, alle muoversi, smamma, aria, andiamo, capito, via, ancora qui, allora, guarda che vengo lì, ma insomma te ne vai o no, non sei tu, siamo noi, conta fino a 10, schioda per favore, ci facciamo sentire noi, c'è qualche, tu che sei un amante delle lettere, in qualche modo c'è un quarantesimo punto che vuoi aggiungere tu mentre scorrono alle mie spalle? Beh, sicuramente, ecco, sapendolo ricco, gli avranno detto l'unica minaccia che lo poteva spaventare. Siccome, cioè, l'Europa è nei guai, gli avranno chiesto o te ne vai o ci dai dei soldi in prestito, e questo è stato l'argomento che l'ha fatto scappare. No, scappare non è scappato ancora, ti faccio notare, non è bastato. Insomma, per fargli fare la valigia, fargli mettere la valigia sul letto, che è quella di un lungo viaggio. Però ancora non ci ha messo neanche una mutanda. Ma può anche tornare, sai? A volte ritornano, sì. A volte vanno. Siamo ancora nessuno dei due. Sorprese, lui non è uno. Sì, chiamiamole sorprese. Le sollecitazioni dell'Europa, però, a raccogliere libri, vestiti, CD di Apicella e tornare ad Arcore, però, sono state abbastanza evidenti di recente. Ma Berlusconi è stato chiaro: allora me ne vado solo dopo che avremo approvato la legge di stabilità. Allora, la domanda quindi che si fanno tutti è: entro quanto tempo sarà pronta questa legge? Non ci vorrà molto, vi tranquillizzo, colleghiamoci in diretta con Roma per vedere come gli esperti del governo stanno lavorando alla legge di stabilità. Ecco qua, il nipote di Ennio Doris. Niente, molto bene, pare che dopo aver visto queste immagini l'Europa abbia smesso di chiedere le dimissioni di Berlusconi e abbia deciso di darle lei, ti dico, sì, solo questo. Sarebbe pure il caso. Però se ne andrà, non se ne andrà, ma soprattutto, come diceva il poeta, cosa resterà di questi anni 80, ma soprattutto 90 e 2000, made in Arcore? Alessandro, Pietrangelo, lo scopriamo insieme proponendovi alcune parole chiave di questa splendida stagione del berlusconismo e voi dovrete indovinarle giocando all'impiccato.
ecco qua, hai guardato l'orologio, Pietraggio, hai paura che ti tratteniamo. Guarda, alle 8 meno 5 c'è Mentana, chi c'è c'è. Non ti preoccupare. Alessandro, mi guardi come se non fossi italiana, Alessandro. Sì. Sono sempre io la tua amica. Sei sempre tu, bene. Sono sempre io il paninaro. Allora, la prima parola da indovinare è composta da 7 lettere, contiene una L e vi do subito un utilissimo indizio che è questo, ascoltate. Ne è esploso uno famoso in Islanda e il Barcellona è venuto a giocare a Milano in tram, per cui l'Inter ha vinto la Champions. Che parola è? Dovete prenotarvi col vostro pulsante che avete davanti. Dov'è il pulsantone? Ale, ce l'hai... Ah, l'ho trovato. Volete prenotarvi? Sapete ma la risposta? No, ma sarà una cosa di calcio, non ne capisco niente. Non è vero, sapessi io... No, allora, la parola era ne è esploso uno famoso in Islanda, il Barcellona... Vulcano a tempo adesso, scaduto. No, non vale. Vedi, tu pensavi che fosse tendenziosa, non riguardava il calcio. Ti diamo una seconda chance pure ad Alessandro Fullin. La seconda parola contiene invece una U ed è composta da 9 lettere. Vi do un indizio che è questo. Sono quelli che appartengono a un partito politico e sono sempre arrabbiati e scendono spesso in piazza. No, gli indignati, la U non c'è. Sono quelli, devi prenotarti col pulsante, sono quelli sì, che appartengono a un partito politico e sono sempre arrabbiati, scendono spesso in piazza. I disoccupati, mi prenoto con così, non lo so. Prenotati. Ma la quarta lettera di non quarta so, io non so giocare all'impiccato, non potevamo fare una partita volando. La prossima volta, Alessandro. Cos'è il volano? Cos'è il volano, chiede Pietrangelo. Ma che infanzia hai avuto, Giochiamo Pietrangelo? Insieme. Ecco qua. I comunisti. I comunisti, la vecchia parola. I comunisti giocano a volano. Allora, procediamo con la terza parola composta da 7 lettere. Questa volta sarà ancora più buona dicendovi che inizia con la B e finisce con una A. Sarà il bunga bunga. No. Ascolta l'indizio. Prego. Famoso foulard usato come copricapo, soprattutto a partire dagli anni 80, con un uso differente negli anni 90 e 2000. Mi prenoto così. La si è prenotato prima Pietrangelo. Pietrangelo, vai. Quella di Tony Blair, la bandana. Bandana. La sapeva anche Alessandro. Uno butta fuoco, 0 fulline. Conoscete la stoffa di mezzo, Alessandro sa tutto. Che giornataccia. Quarta parola, composta da 9 lettere. Allora, vi dico che contiene una N. L'indizio è questo. Quando io dico Roma, tu capisci forse Toma. Ecco, e quando sei, vi do anche un ulteriore indizio io perché non è per niente chiara, e quando sei... Roma. No. Tu dici Roma e capisci Toma, vuol dire che sei stato... Frainteso, andiamo con l'ultima. Frainteso la risposta, ma secondo me era difficilissima. Questa andiamo con la quinta e ultima parola con cui si può arrivare al massimo a un pareggio. 10 lettere, l'indizio è questo. Quel gradino dove un personaggio molto famoso ha fondato il suo partito. Predellino. Che l'ha detto? Beh, oramai io faccio Dino e lui dice la risposta. Siete già la coppia. Vabbè, è il decisionismo. No, è il decisionismo, dice lui, e il tempismo dico io. Comunque. Mi permetto di sancire un pareggio perché è stata talmente penosa la reazione dei due a questo quiz che facciamo allora, che pari e parte. Va quindi bene non vincete, non vincerete quello che resta del PDL dopo le dimissioni di ieri, cioè una sedia, due buoni pasto e Cicchitto. Niente, ce lo teniamo noi questa roba. Però non c'è soltanto chi abbandona Berlusconi, c'è anche chi si abbandona a Berlusconi, vero Matthew? Sui giornali fioccano le interviste alle giovani esponenti della maggioranza fedelissime al Premier, a differenza di Carlucci. Barbara Mannucci, 29enne onorevole del PDL, dichiara a Repubblica che Silvio è la luce e che lo seguirà ovunque, mentre il Messaggero intervista Francesca Pascale. Pascale è la consigliera della provinciale del PDL che due notti fa è andata a far visita a Berlusconi poco prima che si dimettesse. Eh sì, allora lei è la donna della Smart. La notte prima del giorno delle dimissioni a Palazzo Grazioli è entrata una Smart con lei a bordo. Quindi la domanda è d'obbligo, dopo che si è dimesso, quante Smart ci saranno state a casa di Berlusconi? Lo scopriamo subito con le nostre riprese effettuate giusto stamattina davanti all'uscita di Palazzo Grazioli. Eccole qua, questa è la Smart di Federica, poi c'è quella di Chiara, Maria Giulia, Elena, la Smart di Erika,
la Smart di Francesca, di Lucia, di Stefania e poi l'ultima qua in ritardo, sempre in ritardo, Luana, è fatta così lei un po'. Sapevi, tu ricevi gente Smart quando sei in difficoltà emotiva? No, proprio no. No, no, quando, cosa no, fai no. Quando hai bisogno tutto di un conforto? Sai, hai presente il moto ape, piaggio, quello il tre ruote? Certo. È quello lì. Beh, fatto un giro in Apecar. Sì, mi conforta molto di più perché è carico di frutta, di allegria. Certo, Alessandro, invece tu, gran consigliere degli affari di cuore, qual è il segreto delle ragazze che ancora giurano eterna fedeltà al Premier? L'amore oppure il fatto che non leggono i giornali al mattino? Ma secondo me una ragazza se passa una serata con Berlusconi oggi lo fa per solidarietà. Solidarietà sociale. Però a interessarci non è soltanto il futuro di alcune politiche molto giovani, ma quello delle figure più in vista della corte del Premier, cioè di chi in cambio non ha avuto una minima, una maxi, cioè un bel ministero. Eccovi le tre stelle più fulgide del firmamento di Silvio: Mara Carfagna, Michela Brambilla e Sandro Bondi. Pietrangelo, chi si ricollocherà tra queste tre figure e come? Guarda, Sandro Bondi è già direttore di collana alla Mondadori, quindi avrà una bella carriera di editore. Il ministro Carfagna sicuramente diventerà governatore della Campania, mentre invece la signora, di cui adesso mi sfugge il nome, è Maria Vittoria Brambilla, l'amante Vittoria dei cani, davanti degli animali, è un sottoministro. È il ministro del turismo, ministro del turismo. Non è un sottoministro, nel senso che è un ministro minorato. Ho sbagliato io. Cos'è quella ministro. Signora? È proprio un ministro. E faccio fatica ad accettarlo, ma pare che sia proprio un ministro. È un ministro aggiunto senza portafoglio. Ma che ne so, adesso controllo, adesso la Brambilla, devo sapere ma tutto. Ma cosa c'è, un Comodo 64? No, un coso qua che è i potenti mezzi. È un ministro. Insomma, sì, è il ministro del turismo o viceministro, comunque si occupa di turismo. È ministro del turismo e non si Giusto. Chiama Maria Vittoria, ma Michela Vittoria. Ma c'ho con i nomi composti come Giancaldo e lo scaldabagno, mi confondo sempre. Allora, Alessandro, tu chi scegli? Secondo te chi si riposiziona meglio? Mara, Michela o il grande poeta Sandro? Ma secondo me chi non si riposiziona è la Brambilla, perché secondo me seguirà l'esempio della pubblicità che date anche sulla vostra rete. Il Marocco ti aspetta. Sono un po' di augurio anche il tuo, Alessandro. E la seguo a ruota. Facendo la ruota, che so che tu fai una grande, certo, bella ruota. E io non ho niente da invidiarti. Ma io so che anche voi da casa, cari amici, avete qualcosa in comune con tutte le persone che abbiamo appena nominato, perché anche a voi sarà capitato di restare in una situazione invece dalla quale avreste fatto meglio a sloggiare molto, ma molto prima. Vi siete attardati troppo a una cena, in un ufficio, in un amore? Raccontatela a noi, tiratardi che non siete altri. Il numero è questo: 8 4 8 90 60 90. E raccontateci di quella volta che avreste fatto meglio ad andarvene prima. Giuseppina da Brescia. Geppi, ciao. Ciao. Ciao Giuseppina da Brescia, quanti anni hai? Allora, ti faccio la scheda, 44 anni. La spiega, ma perché parli come una sedicenne se hai 44 anni? Ma un barbiere si dice spiega anche, non come dire tipo raga. Dammi dice qualcosa una con cui sventolarmi che sono molto accaldata. Attenzione che è di metallo. Allora, fammi la spiega, dai raga. Allora, 44 anni, single e con un gatto di nome Oracolo. Che la tristezza più totale, non potevi descriverla in maniera più minuziosa. Hai anche gli occhiali? Ho anche gli occhiali, sì, con la montatura bianca. Ah, non in tartaruga, pensavo più in tartaruga. Vuoi salutare i miei ospiti, Giuseppina da Brescia? Cosa fai nella vita? Allora, sono bassa manovalanza all'ospedale. Vabbè, ma cosa vuol dire? Perché ti butti giù così? Ma che mi butto giù? Cioè, basta manovalanza, è comunque lavoro, no? Sì, è comunque serena. Lavoro. Sei serena. Sei serena, diciamo. Molto, molto serena, molto. Sì. Infatti ha chiamato il gatto Oracolo così, in un afflato di estrema serenità. Comunque. No, così mi risolvi i tuoi viti della vita, Geppi. Ah, vedi. È talmente serena, pensa, che il suo gatto le risolve i quesiti della vita. Parli col tuo gatto?
No, proprio come la più delle volte gli chiedo le cose, però devo dirti che la maggior parte delle volte io guardo lui e lui guarda me e la cosa si esaurisce così. Ma è stranissimo questo, quindi non rispondo. Pietrangelo, tu hai dei piccoli animali domestici? Non ho sì, capito, ma sono liberi in campagna, non chiusi in casa. Ah, tu li tieni, hai una campagna di fronte a te. Alessandro, hai degli animali? No, ho un potus. Che è sto potus? Guarda, è una pianta, il potus è una pianta di quelle che si comprano al supermercato, una delle più tristanzuole. Ecco, allora, regalo a Giuseppina da Brescia che sta per raccontarci di quella volta che avrebbe fatto meglio ad andarsene prima. Vai, Giuseppina. Esattamente, allora, ad una funzione religiosa chiamata sull'altare a leggere praticamente un salmo, sono stata accolta da una ritratta isterica e praticamente sono stata incitata, se non scortata, dal chierichetto dodicenne fuori dalla chiesa. Ma non sapremo mai perché l'hanno cacciata da una chiesa. Perché è stata presa da una risata isterica. Ah, lei? Sì, lei ha cominciato a ridere leggendo un salmo. Non so se è responsoriale o no, non ho mai capito la differenza. In ogni caso, l'hanno cacciata perché rideva molto forte. È Ma stato guarda, un chierichetto dodicenne. Ecco, ora, mi manco, ora, forse Oracolo sarebbe stato più chiaro di lei. Sa cosa avrà commentato il giorno dopo Oracolo? Emilio da Bergamo. Eccolo, ciao. Ciao Emilio. Ciao Geppi. Come stai? Eccolo. Quanti anni hai? Ciao Geppi, ho 47 anni. Sono sposato dopo 10 anni di convivenza, praticamente è uno su capione, non è un matrimonio. Ah, ci hai voluto riflettere prima del gesto, diciamo. Abbastanza, abbastanza. Sei in gran forma comunque, complimenti. In gran forma, cosa sei un allenatore di calcio? faccio il personal trainer, no? Mi piaceva molto il vestitino con la lampo strategica. Sì, vabbè, non come è davanti, non è che quello che è davanti si può usare solo perché è davanti, Emilio da Bergamo. Emilio, sei padre? No, non ho figli, non abbiamo figli. Non che tu sappia. Momentaneamente, diciamo, siamo fermati, così. Ecco, beh, a 47 anni, del resto, c'è ancora tanto sì, ormai tempo. Non ho certe risorse di cui dispongono altri, allora bene. Mi limito così, da più. Va bene Emilio, hai del tempo ancora davanti a te, raccontami di quella volta che avresti fatto meglio ad andartene prima. Allora, niente, mi sono fermato 10 minuti in più di quanto prevedevo in Piazza Duomo a Milano a leggere un fumetto, è scoppiata una rissa fra ragazzi ubriachi e io mi sono trovato in mezzo a questi qua che lanciavano bottiglie e la carica della polizia che tirava giù manganellate, praticamente la scelta era bottiglie o manganelli. È un bivio che rappresenta il momento storico. Ma non sappiamo cosa ha scelto. Non sappiamo cosa, ma mi lasciano tutti così, tutti aperitivi. No, forse è anche più bello. Grandi, grandi aperitivi. Adesso che abbiamo in linea Silvio. Pronto? Buonasera signore. Chi sei? Il presidente del consiglio, Silvio Berlusconi. Allora un bel applauso al presidente. Per me chiama tutti, si è fatto prendere la mano. Presidente, come va? Come sto? C'ho tutti contro e più c'ho giudici che mi odiano. Dai, ma non si butti giù, dai, forza presidente, un po' di animo, dai, mi racconti, le do 7 secondi per raccontarmi di quella volta che avrebbe fatto meglio ad andarsene prima. Tutte presidente, le vada. Persone che hanno ritenuto di lasciare la nostra parte politica erano persone a cui ero anche legato personalmente da anni, erano tutte persone che avevano partecipato all'inizio di Forza Italia e verso le quali io avevo un rapporto. E parla un po' con Oracolo, Silvio, che secondo me ti è il cane di Giuseppina. Tu scusami Pietrangelo, c'è qualche caso in cui ti sei pentito di non essere andato prima? Stop al televoto. Grazie. Scusa, c'è un Dimmi. Caso in cui ti sei pentito di non esserti andato prima? Spero che non sia oggi. No, il contrario. Dovevo stare fermo, invece me ne sono andato e ho perso una cosa importante. E quale? Adesso dice, la cosa avevo non ha degli indizi. Avevo vinto il primo premio per il più bel vestito di carnevale. Avevo un abito da astronauta, invece me ne sono andato via e non trovandomi l'hanno dato a un altro. Cioè, questo è il più grande rammarico della tua vita? Sì. Che vita serena. Alessandro, non c'è più? L'hanno sequestrato? No, c'è, è ricomparso. Ah, ecco, allora, Pietrangelo, tu sei un leone come me, nel senso... Zodiacale. Zodiacale, grazie. No, non credo, leone sì. No.
Non sei nato il 7 agosto? No. Chi no, scrive no. le biografie? Porca miseria, che sei nato tutto il 7 agosto. Sicuramente sarà qualche bufala di internet. No, io sono nato il 2 settembre. Ecco, c'è una persona Vergine. Che spero che abbia... Sei nato il... 2 settembre. C'è scritto il 7 agosto, lo posso giurare. Però, stavo dicendo, tu sei vergine, al contrario di me che sono leone, no? Leggi l'oroscopo? No. No. Però magari, visto che si parlava di oracolo, del gatto oracolo, noi abbiamo il nostro oracolo, la risposta sbagliata a Nostradamus, che si chiama Domenico Mimmo Scilipoti. Ah, Mimmo Scilipoti, sì. Allora, ecco. Un grande, forse manca il sostantivo. Io ho fatto un ritratto di Scilipoti. E lo sai come l'avevo titolato? Ed è il grande sputazzato, perché chiunque arriva subito da una sputazzata al povero Scilipoti. Poverino, non me lo spiego. Però, insomma, visto anche se è un tuo corregionale, lui termevigliatore, lui. Sì, lo sai, se gli fai una domanda chiara, lui risponde in maniera altrettanto chiara. Tu poni un quesito che l'oracolo Mimmo risponde. Fai una domanda. Lui chiede il messinese. No, una domanda ovvia, ma sto ponte di Messina... Si farà o no? Scilipoti risponde. Ma non lo penso nemmeno. Scilipoti, bu. Scilipoti, yeah. Niente, non se ne parla. Alessandro, hai qualcosa da chiedere a Scilipoti? Scilipoti, mi trovi carina? Mimmo, rispondi. È inutile quasi parlarne. Scilipoti, bu. sai, di certe cose uno fa fatica a parlarne in pubblico. Sì, abbiamo il dato grazie della gran domanda. Matteo, vedo che quando ti guardo male capisci che devi parlare. Sì. Il premier è costretto a lasciare per colpa di 8 traditori. Vogliamo uccidere chi fa così questo gesto, ma mi tocca farlo. Lei ritiene che il loro sia stato un colpo basso o un colpo di genio? E secondo l'87% delle persone che oggi hanno scelto di votare, trattasi di colpo di genio. Secondo voi, quindi, questi 8 hanno fatto bene al paese? Di sicuro si sono fatti bene i conti. Adesso, allora, io lo so che ho già pregustato il sapore dell'editoriale mentaniano, ma prima di consegnarvi a lui, vi consegno le anticipazioni del suo telegiornale. E chi le qua? Sono queste. L'Italia precipita, lo spread a quota 552. La Merkel definisce i nostri BTP titoloni incomprabili. Dramma in borsa, Mediaset crolla del 12%. L'azienda corre ai ripari sostituendo Io Canto con Io Mendico. Calciopoli, Luciano Moggi condannato a più di 5 anni. Dovrà scontarne 3 chiuso in carcere e 2 chiuso in uno spogliatoio da paparesta. Australia, gatta percorre 3.000 km per tornare a casa. Il proprietario si scusa per aver lanciato il gomitolo così lontano. Io ringrazio Pietrangelo Buttafuoco per essere stato con Grazie. Me. Grazie. Grazie a voi. Ringrazio Alessandro Frullo, Matteo Bordone. Ci vediamo domani per un altro baluginante G-Daily in Enrico Mentana. Ciao.